categoria imprese, categoria telecomunicazioni. Il premio è quello di Managing Director dell'anno, consulenza telecomunicazioni. Leggiamo, come sempre, prima la motivazione. Per essere stato il timoniere che ha saputo guidare l'azienda durante un momento imprevedibile nelle sue caratteristiche ed evoluzioni, per le indiscusse doti di comunicazione e leadership che ha fornito sia in prima persona che tramite collaborazioni di supporto motivazionale e formativo ad una squadra di oltre 1.000 persone. E questo premio va a Davide Possi, Pyramis Group. Insomma, devo essere sincera, se dicessero queste cose di me sarei molto emozionata. Davide Possi, ben trovato. Buongiorno. Altrettanto, grazie Manuela, grazie, sono emozionatissimo, se fosse la prima volta di chi vedo, anche se non lo sono, e quindi veramente un grazie a te e alle Fonti Award per questo riconoscimento. E per me è ovviamente un onore e un piacere, oltre che riceverlo, ovviamente è doveroso condividerlo, prima di tutto con la mia socia Filomena Cosso, con cui abbiamo iniziato questa avventura 18 anni fa, e ovviamente con tutte le famiglie che fanno parte di Piamis, che veramente sono oltre 1.000 famiglie in questo momento. Quindi veramente grazie. Se lo Davide, dico sì, lascio prima, alla parola. subito la parola ancora a te, ma insomma, non saprei neanche da che parte cominciare per leggerti nuovamente le parole chiave della motivazione. Magari poi te ne leggo un paio, però ecco, perdonami, continua pure, ti ho interrotto. Sorridevo al fatto del timoniere, no? Che è proprio una metafora. E soprattutto in questo momento in cui il mare è veramente in burrasca, lo devi affrontare molto serenamente da un punto di vista proprio manageriale, proprio, ma devi avere al tuo fianco delle persone estremamente valide, devi decidere chi portarti in questo oceano in questo momento. E la fortuna di questi anni è stato proprio quello di trovare e selezionare delle persone che in questo momento hanno dimostrato ancora una volta di essere all'altezza di questa nuova sfida. Quindi già. Però me l'hai già insomma, descritta tu. 1.000 persone, oltre 1.000 persone, quindi oltre a dover tenere, mi viene da dire, poi lascio ancora la parola a te, ben salde, no? Le redini in un periodo controverso, difficile, anche dare la giusta motivazione, che è vero, fa parte dello stesso pacchetto, ma non necessariamente sono due cose che riescono ad andare insieme, no? E quindi quello ancora più il merito si evidenzia con questa associazione. Ma guarda, quando è nata l'azienda, l'impegno da imprenditore è sempre stato quello molto profondo di vedere il lavoro in una prospettiva sociale. Cioè, al contrario delle multinazionali in cui è portare valore agli azionisti, qua era creare posti di lavoro e soprattutto lavorare quotidianamente in un ambiente, chiamiamolo, sano. E il valore di un'azienda è dato ovviamente dalle persone, ma dai valori che ne sposano insieme. E quindi abbiamo sempre pensato che il valore di un'azienda fossero le persone, quindi il portare le persone ad avere, ricevere una formazione per affrontare una sfida nuova, che ogni giorno è completamente diversa. 20 anni fa, 30 anni fa, fare azienda era un modo completamente diverso. Oggi l'investimento primario è investire sulle persone per creare dentro di loro una capacità al cambiamento totalmente diversa rispetto a anni fa. E che la vera sfida è appunto attraverso la formazione fargli capire che anche ogni problema è veramente un'opportunità. È una frase fatta, ma dietro ogni opportunità ogni problema c'è veramente una grande opportunità. Pensiamo solo allo smart working, quante opportunità create nuove, e quindi tutti questi settori che oggi stanno nascendo e che ovviamente vanno sfruttati in positivo. Assolutamente, certo, è chiaro che quando per andare verso le conclusioni, però ti voglio fare un'altra domanda. Quando si parla di formazione e comunicazione parliamo di un tutt'uno, no? Però è chiaro che è cambiato molto il modo di fare comunicazione. Come andare avanti, come proseguire? Diciamo che l'emergenza ci ha portato a dover rimodulare, no? Tante cose, insomma, hai citato lo smart working, e ora come proseguire? Ah, guarda, solo quando è successa l'emergenza, nell'arco di 48 ore abbiamo già messo in aula più di 700 persone e insegnato un nuovo modo di lavorare, continuando con sessioni da 70 corsi praticamente in contemporanea per riuscire a cambiare un metodo che ovviamente era completamente diverso fino a quasi al giorno prima. Il cambiare e accelerare una digitalizzazione, forse anche di 5-6 anni, in pochi giorni è stata veramente
la salvezza. E quindi non fossilizzarsi sul problema, ma trovare la soluzione comporta ovviamente anche oggi fare una formazione completamente diversa, dove le persone vogliono essere protagoniste, la fortuna proprio che non sono più soluzioni calate dall'alto, ma sono loro stessi che collaborano praticamente per trovare. Ed è quindi una formazione iperattiva e proattiva, in cui non sei più un semplice spettatore, un semplice attore, ma diventi anche co-regista di questo tipo di attività. E questo credo che faccia la vera e grande diversità, perché ovviamente se sei coinvolto e non ti viene calato dall'alto, cambia totalmente il tuo approccio alla soluzione. Insomma, timoniere e co-regista, mi piace questa accoppiata, insomma, che lasciamo tutta a te, come giusto che sia, e complimenti ancora per questo riconoscimento, soprattutto in questo momento storico. Grazie Davide Possi, Pyramids Group. Naturalmente un Grazie. saluto e un ringraziamento anche a tutto il tuo team. Grazie, Assolutamente, in primis davanti a tutti, sempre. alla prossima allora. Grazie. Grazie, arrivederci.